Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Non posso crederci che sia finito anche maggio e che siamo arrivati a metà del 2018. Aiuto, datevi un pizzicotto e svegliatemi perché quest'anno sta volando davvero velocissimo. Oggi, come avrete visto dal titolo, parliamo dei preferiti del mese di maggio, che devo dire non sono tantissimi, però posso assicurarvi che sono delle belle scoperte. Iniziamo dal prodotto numero 1, andiamo per ordine di applicazione. Voglio parlarvi di una crema viso che ho scoperto. Ho avuto un po' di problemi, stavo utilizzando una crema contorno occhi di Mario Badescu che all'inizio è sembrata fantastica, poi mi sono ritrovata con tutte le bollicine in questa zona, però continuavo ad utilizzarla perché dicevo dai, ti pare che mi vengono delle bollicine qui per mettere il contorno occhi? Forse sono un po' sparaflesciata, ok? Forse così è meglio? Non lo so, scusatemi se la luce fino adesso era un po' troppo forte. Comunque ho avuto un po' di sfoghi mentre utilizzavo quella crema, ho detto proviamo ad interromperla perché le bollicine continuavano ad uscire e rimanevano lì presenti. Ho smesso quella crema, le bollicine sono andate via, e però nel frattempo stavo utilizzando anche la crema di Yves Rocher, quella per pelli sensibili, e non è che mi sia piaciuta tantissimo come quella normale per pelli, diciamo, normali, la loro crema della linea base, che però purtroppo hanno cambiato. Ho provato il campioncino e non mi è piaciuta così tanto, quindi ho detto adesso che cavolo di crema prendo? Sono andata al Carrefour, c'è tutta la linea della skincare bio, e ho preso questa crema qui che è di So Bio e si chiama, non c'è scritto in inglese, ok, Precious Argan, che è una crema anti-age. Ebbene sì ragazzi, sto iniziando ad utilizzare qualcosa di anti-age, ormai sono arrivata a 25 anni e devo iniziare ad utilizzare qualcosa di leggero ovviamente. E questa qui è la versione da giorno, l'ho letto poi, non l'avevo visto che c'era scritto da giorno, però c'era soltanto questa. Ora sono curiosa di tornare lì al Carrefour o dove rivendono So Bio e prendere anche la versione da notte, perché mi sono trovata davvero un sacco bene, l'ho consumata tantissimo. È una crema che secondo me va benissimo per una pelle normale mista, non troppo secca e non eccessivamente oleosa. Ne basta pochissima, si stende benissimo, si assorbe bene e lascia quel leggero residuo grasso che a me piace. Non è una cosa eccessiva, è quella cosa che però mi fa sentire che la crema continua ad essere sul mio viso, e a me questo effetto personalmente piace. Se volete una crema che si assorba completamente subito, probabilmente non vi piacerà, però non mi ha fatto seccare la pelle, me l'ha mantenuta così come la mia pelle normale, non mi ha fatto uscire bollicine, insomma mi è piaciuta veramente tantissimo. E poi ragazzi, mi pare che l'ho pagata tipo 10 euro qualcosa del genere, comunque non più di 12. Passiamo ora al make up, che è la cosa che ci interessa di più. Ho scoperto, l'ho inserita anche nei preferiti del mese di aprile, ma ho continuato ad utilizzarla per tutto il mese di maggio, la Sculpt & Glow. Questa qui si chiama Cream to Powder Bronzer nel colore 05 Golden Glow. Che cos'è? È praticamente una terra in crema, non è in polvere. La prendete con un pennello o con una spugnetta, io preferisco applicarla con la spugnetta, e l'applicate dove normalmente mettereste la vostra terra in polvere. Dura tantissimo, si sfuma una favola, non è troppo pigmentata, quindi è facilmente applicabile, cioè non rischiate di fare delle macchie arancioni. Il colore mi piace un sacco, non lo so ragazzi, mi piace tantissimo, e la utilizzo sia quando voglio un effetto molto naturale nei giorni in cui non mi trucco tanto, sia quando voglio stratificare questa con la terra che metto poi sopra in polvere per avere un effetto più strong e anche più duraturo. È veramente una terra a prova di errore perché, vi ripeto, è poco pigmentata ma nel senso buono, cioè non è che non è scrivente, ma scrive al punto giusto, cioè non eccessivamente. Quindi anche per quelli che hanno paura di utilizzare una terra in crema, secondo me questa è comunque facilmente utilizzabile, e secondo me può essere un bel dupe per la, come si chiama quella di Chanel? Soleil Ten de Chanel, qualcosa del genere, che risbuca fuori ogni estate ma costa un polmone. Invece questa qui mi sembra intorno ai 12-15 euro massimo ed è bellissima. Questo mese ho scoperto anche la Soft X di Makeup Revolution, che è una palette carina. Come vi ho detto nella recensione, se vi interessa ve la lascio qui, non è una palette eccellente, ma
Per una persona che vuole spendere poco, avere una buona quantità di ombretti, avere abbastanza matte e abbastanza shimmer e ombretti che comunque lavorano bene, secondo me questa palette va benissimo, non ve ne sto a parlare di più perché, vi ripeto, ho fatto il tutorial, mi sembra, no il tutorial scusate, la recensione, mi sembra che vi ho fatto vedere anche come realizzare un look, non mi ricordo bene, comunque andate a vedere quel video se volete avere maggiori informazioni di questa palette. Costa poco, ma diciamo Make Up Revolution con questa palette ha alzato un po' il livello, cioè la qualità degli ombretti. E poi adesso non si dovrebbe più chiamare Make Up Revolution, ma tipo Revolution Pro, una roba del genere, non ci stanno facendo capire niente, comunque sostanzialmente è la stessa cosa. Altra palette per gli occhi, come posso non includerla? Cioè l'ho utilizzata non stop. Ogni volta che ho realizzato un trucco leggero, più carico, mi serviva un marroncino da mettere nella piega, mi serviva un colore più particolare da mettere sulla palpebra mobile, ho preso lei. C'è la Soul Blooming di Nabla. Questa palette ha suscitato un po' di scalpore per il semplice fatto che alcuni ombretti o comunque diciamo il mood generale della palette assomiglia molto alla Dreamy Shadow, che è l'altra palette di Nabla. Però se può interessarvi, ho fatto sia la recensione di questa palette sia nella quale metto a confronto questa e la Dreamy Shadow, così vedete bene se magari avete la Dreamy, se volete prendere anche questa qui, e ho realizzato anche due tutorial in un video con questa palette, ve li lascio in sequenza entrambi qui sopra. Gli ombretti di Nabla, come sapete ormai ve lo dico, ve l'ho detto in un sacchissimo di video, sono fantastici, si sfumano benissimo, si applicano benissimo, sono tra i miei ombretti preferiti. Ovviamente dovete vedere se i colori vi piacciono, però se i colori vi piacciono, stavate pensando di prenderla, secondo me è una palette davvero molto 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 carina. Abbiamo un altro video in questa palette, però un altro video? Abbiamo un'altra palette in questo video ed è questa qui, che purtroppo, e dico purtroppo, è di Primark. L'avete vista nel video di Primark, l'avete vista nel video in cui provavo le cose di Primark, è molto carina ragazzi, ed è la palette degli illuminanti e contiene anche una terra. Allora, iniziamo con, dal fatto che Primark non vende online, purtroppo, quindi è reperibile solo per chi ha uno store vicino, e purtroppo Primark c'è solo tipo in tre parti in Italia, ma sta aprendo anche a Napoli e secondo me piano piano aprirà un po' in tutte le città macchia d'olio, tipo come ha fatto NYX. Quindi teniamo duro e presto Primark arriverà dappertutto come il prezzemolino. Ci verrà sicuramente la nausea di Primark. Ricordatevi queste parole. Questa palette è molto carina, non tanto per questi due, come vi ho detto nel video in cui li provavo. La terra è sufficiente, accettabile, ma non è sicuramente una terra che mi ritroverò ad utilizzare spesso. Magari se vado in viaggio porto questa e me la faccio andare bene, però la terra non è un granché. Quest'altro illuminante è bellissimo come colore, ma lo utilizzerò come ombretto, non come illuminante, perché è abbastanza grigietto, c'è un sottotono tortora, e quindi sul mio viso, ma credo un po' sul viso di tutti, verrebbe una bella strisciata grigia e non mi piace molto l'effetto. Questi altri due sono pazzeschi. Va bene anche il fatto che mi vadano bene solo due all'interno di questa palette, perché ho pagato questa palette 6 euro ed è veramente poco. Questi due sono molto molto carini, sia utilizzati come illuminante, o il giallo oggi come illuminante. Questo illuminante rosa mi piace utilizzato anche non come il classico illuminante messo solo sopra lo zigomo, ma lo prendo con il pennello del blush e lo metto su tutto lo zigomo, proprio al posto del blush. Ovviamente utilizzo una mano molto molto leggera, però avendo questo sottotono rosato ha un effetto molto naturale e davvero molto carino. Altra cosa e ultima di questo video è un'altra cosa di Primark, scusate ragazzi, lo so, però insomma ho provato le cose che ho comprato da Primark, ed è il kit per labbra nel colore confetti. Questo qui è il kit con il gloss, cioè avete una matita e un gloss. Allora, partiamo dal gloss perché non mi è piaciuto così tanto. Trovo che se ne mettete troppo se ne vada in giro e risulti un po' pastoso sulle labbra, quindi questo non mi ha fatto impazzire, anche se il colore è carino e ogni tanto lo utilizzo, ma ce ne sono di migliori. E non è uno di quei gloss super riflettenti, ma uno di quei gloss super colorati
che hanno un velo di lucidità, quindi diciamo è a metà tra un rossetto e un gloss. Quella che invece mi è piaciuta di più è la matita, vi spiego anche il motivo. È il colore perfetto per le mie labbra, cioè è come se io andassi a mettere sulle mie labbra una matita che ha lo stesso colore, più o meno, ovviamente non è identico, quindi riesco a ridisegnare le mie labbra, perché le mie non sono molto definite, sono piccoline purtroppo, appunto riesco a ridisegnare le labbra senza far vedere che ci sia una matita applicata fuori dal contorno. Non è sicuramente la matita più scrivente e più duratura che esista sul mercato, però è una di quelle matite che io ho nella borsetta o che indosso nei giorni in cui non ho un make up troppo pesante e voglio qualcosa di non impegnativo sulle labbra. Questa matita, anche se mi va via, non si vede che è andata via, proprio perché, vi ripeto, è di un colore molto simile a quello delle mie labbra, quindi anche se in un punto va via, non è una tragedia, non è come se portassi un rossetto rosso e si vede manca un pezzo. Magari devo riapplicarla più volte durante la giornata, però non mi interessa perché, vi ripeto, è una di quelle matite che metto senza impegno, avete presente? Metto un rossetto su, ma non mi importa se va via, che cosa succede, sta lì, fa quello che gli pare. Questa è, diciamo, quel tipo di prodotto. Questi sono tutti i preferiti del mese di maggio. Fatemi sapere qui sotto se vi sono piaciuti, fatemi sapere anche quali sono i vostri preferiti del mese di maggio, così quando faccio qualche altro ordine proverò a dare un occhio ai vostri preferiti. Spero tanto che il video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia. Se così è stato, ricordatevi di spolliciare o di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!